Woody, Federico smascherato da Martina, prenderà legnata, Carola e Alice sfinite. Il trono di Federico Nicotera a uomini e donne continua a essere al centro dell'attenzione e delle polemiche. A distanza di un po' di mesi dall'inizio della sua avventura nello studio del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi, il tronista non ha ancora maturato la scelta finale tra Alice e Carola. Un modo di fare che non è passato inosservato e che ha scatenato le critiche dell'ex corteggiatrice Martina Grado, la quale non si è fatta problemi a smascherare quella che sarebbe la strategia messa in campo dal giovane tronista. Il percorso di Federico Nicotera a uomini e donne si avvia ormai verso le battute finali e nel corso delle prossime registrazioni dovrebbe esserci la tanto attesa scelta finale tra Alice e Carola. La registrazione della scelta di Federico potrebbe essere il 18 febbraio. La sua avventura va avanti ormai dallo scorso settembre e questa sua indecisione non è affatto passata inosservata tra i fan del talk show, molti dei quali hanno iniziato ad avere dei dubbi sul tronista. A puntare il dito contro Federico ci ha pensato anche un ex volto della trasmissione di Canale 5, Martina Grado, che qualche anno fa ha avuto modo di partecipare al dating show come corteggiatrice, riuscendo a far breccia nel cuore del tronista Giacomo Cuzzerni. Sta tirando troppo la corda, ha fatto giochini dei balli con entrambe, ha sentenziato Martina, che non sta gradendo il modo in cui il tronista si sta comportando con le due pretendenti che ormai sono giunte al rush finale di questo percorso. Prenderà una legnata atomica perché credo sia stato eccessivamente egoista, se lo fosse stato un po' meno probabilmente non sarebbero arrivate a questi limiti. Queste due povere ragazze sono esauste e sfinite, ha aggiunto ancora l'ex corteggiatrice, che ha voluto spezzare una lancia in difesa di Alice e Carola. Le loro esplosioni sono tutte lecite, ha aggiunto ancora Martina in merito alle scenate a cui molto spesso si assiste in trasmissione da parte delle corteggiatrici, subito pronte ad abbandonare lo studio dopo qualche incomprensione. Insomma, sembrerebbe che Martina non sia affatto entusiasta del trono di Federico e non si è fatta problemi a metterlo alla berlina. Ma cosa succederà a questo punto nel corso delle prossime registrazioni di Uomini e Donne? Il tronista si ritroverà per davvero a fare i conti con un sonoro rifiuto oppure riuscirà a coronare il suo sogno d'amore con una delle pretendenti? I fan della trasmissione sperano in un lieto fine, nonostante un trono eccessivamente lungo.